Me lo auguro per i Teramani e soprattutto me lo auguro per tutto il centrodestra che si trova il nome su una coalizione condivisa e allargata. Aspettiamo il tavolo romano in cui ci dirà se il nulla osta per quaresimale ci sia. Noi aspettiamo fiduciosi e siamo pronti. Fratelli d'Italia sta lavorando per una sua lista, siamo quasi pronti e aspettiamo le decisioni. Voi siete pronti, però è innegabile che siate arrivati un po' lunghi di coalizione, insomma, per definire un candidato. Guardi, se lei ricorda bene, Fratelli d'Italia è scesa in campo già a maggio dell'anno scorso cercando una larga coalizione con gli altri per condividere un candidato. Abbiamo cercato prima con Paolo Gatti, poi l'abbiamo cercata con Pasquale Tiberi. Adesso siamo qui ad appoggiare sicuramente un uomo di centrodestra per poter andare alle votazioni con le idee chiare, perché è importante questo. Qual è stato il problema fino ad ora? La Lega? Guardi, sinceramente non l'abbiamo ben capito perché dal tavolo provinciale è finito a quello regionale a quello nazionale. Quindi io sono una donna di partito, da sempre sono un soldato, quindi mi rimetterò a quello che decidono a Roma e vediamo cosa succede. Cosa manca per ufficializzare il nome? Manca forse che qualcuno abbia un po' di coraggio e un po' di voglia di ridare un po' di sprint a questa città. La figura di Pietro Quaresimale è una figura a voi gradita. Certo, a noi è gradita e la Lega lo deve esprimere come candidato sindaco, deve fare il suo nome perché comunque è un uomo che appartiene alla Lega, un ottimo amministratore e cioè, ce lo devono dire loro cosa vogliono fare. Sembra una battaglia persa in partenza o ci sperate ancora? Guardi, io sono di questo avviso che le battaglie vanno sempre combattute e poi l'entusiasmo si crea lungo la strada e sicuramente Fratelli d'Italia insieme a tutta la coalizione saprà fare il suo come ha fatto sempre.